è la maniera più conveniente di raggiungere gli obiettivi tenendo conto delle proprie forze, della propria disponibilità di sopportare costi e rischi, delle forze dell'avversario, delle interferenze dell'ambiente internazionale nel campo di operazioni proprio. Finirò parlando un pochino della guerra, della guerra nel XI secolo, che cosa sta, del XXI secolo, cosa sta cambiando, come è cambiato anche il sistema internazionale, soprattutto col passaggio alla fine del mondo bipolare, Stati Uniti, Unione Sovietica, al mondo unipolare, quello della fine della storia di Fukuyama e dintorni, al mondo apolare, che è stato un pochino anticipato anche nelle teorie di Samuel Huntington, di cui sicuramente avete sentito parlare, e sono le teorie della fine del scontro di civiltà. E dalle valutazioni attuali, soprattutto fatte dalla scuola realista del pensiero geopolitico, del pensiero geostrategico americano, da Kissinger a Brzezinski, sul sistema futuro ordine mondiale, accennando anche un pochettino come la vedono i cinesi, come la vedono i russi, come la vedono gli altri, come la vedono gli islamici. Che cos'è la guerra? Che tipo di guerra? Premetto una cosa: nessuno fa la guerra, ma per la pace che segue la guerra. L'ideale di ogni conquistatore è non sparare un colpo di fucile, ma di conquistare il territorio, di raggiungere i propri obiettivi senza impiegare la forza, anche per un semplice motivo, che l'impiego della forza costa. L'impiego della forza suscita delle reazioni emotive, mette il nemico con le spalle al muro, lo obbliga, lo induce a combattere molto più duramente di come sarebbe disponibile a combattere in condizioni invece normali, qualora si cercasse un negoziato, qualora si utilizzasse soprattutto la forza al suo stato potenziale anziché al suo stato effettivo. La forza militare in particolare, ma anche in un certo senso la forza economica, la forza comunicativa, la forza finanziaria, tutti i tipi di forza tecnologica, non agisce solamente quando viene utilizzata praticamente, ma agisce anche quando viene utilizzata allo stato virtuale, allo stato potenziale. La deterrenza o dissuasione, anche se qualcuno fa sottili distinzioni tra le due, che ha mantenuto fredda la guerra fredda, è dovuta all'impiego potenziale della forza. Non è vero che la corsa al riarmo provochi la guerra. Mai come nella guerra fredda c'è stato un livello di armamento, un livello di potenza distruttiva come quello esistente tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, tra blocco occidentale e blocco orientale, diciamo il blocco fuori. In particolare, quello che ha provocato una discontinuità rispetto al passato è stato l'avvento delle armi nucleari, che hanno degli effetti iperdilici rispetto, cioè, a qualsiasi obiettivo politico che uno si possa proporre, cioè degli effetti distruttivi superiori a ogni effetti distruttivi, a cui si aggiungono anche effetti di carattere psicologico nelle relazioni internazionali, in quanto se uno impiega le armi nucleari diventa cattivo per antonomasia. Evidentemente, come è stato detto, penso soprattutto da dottori ieri, la strategia non è mai solo una strategia di carattere militare, ma è una composizione di diversi fattori che giocano, che convergono determinato obiettivo. Allora, la strategia di carattere militare si accompagna anche alla strategia di carattere economico, alla strategia di carattere finanziario, per esempio a una speculazione al ribasso del prezzo del petrolio, che ha causato già nel 1980, ha contribuito a causare il crollo dell'Unione Sovietica, e che adesso mette l'Unione Sovietica abbastanza in difficoltà, in quanto il tesoretto, che l'Unione Sovietica aveva un tesoretto,
abbastanza consistente quando il petrolio era 100, 120, 120. Per la diminuzione del prezzo del petrolio, per il fatto che poi anche il prezzo del gas, che è quello che il gas che è da un punto di vista geopolitico è il più sensibile, perché crea maggiori vulnerabilità, il produttore e il consumatore sono collegati da tubi, no? Quindi robe fisse, non sono il rifornimento del gas non avviene con petroliere, metaniere e così via, solamente il 10% è sul gas liquefatto. Però il gas liquefatto finisce a costare molto di più del gas spedito, mandato, inviato per gasdotti terrestri o anche gasdotti sottomarini. Attualmente le tecnologie di liquefazione e di rigassificazione sono in corso di rapidissima evoluzione, anche perché in futuro si pensa che il gas da shale, il gas da argilla, quello americano, gli Stati Uniti hanno superato la Russia come produzione di gas, tra poco la produzione di gas supererà i consumi americani e di conseguenza gli Stati Uniti diventeranno un importatore sia di gas che di petrolio. Evidentemente per portare il gas dagli Stati Uniti all'Europa non è che si possa mettere in metterlo dopo, no? Di conseguenza il gas deve essere liquefatto, tanto per darvi un'idea, il costo di liquefazione e il costo di rigassificazione è circa l'80% del costo del gas che viene immesso nel ciclo, 80%. Il costo grosso modo del trasporto del gas con gasdotti continentali terrestri è dell'ordine del 35-40% del gas immesso, per esempio del gasdotto del Zulengoi, dalla zona di Perma fino a Trieste, insomma, da una parte Berlino dall'altra, e il costo di un gasdotto sottomarino, come doveva essere il South Stream, il North Stream è quello baltico, le caratteristiche differenti, comunque raggiunge il 50-60% del gas immesso. Il problema del gas è quando si parla di sicurezza energetica e così via, ci si riferisce soprattutto al gas, perché il consumatore è legato al produttore da un tubo e di conseguenza questo tubo passa attraverso determinati paesi che hanno le loro royalties, che impongono le loro condizioni e anche se costa molto meno diventa pericoloso da un punto di vista di sicurezza energetica. Andiamo avanti. Praticamente la guerra è l'impiego della forza militare è volta a creare le condizioni politiche per un negoziato. La guerra non comincia mai per volontà dei militari o per la quantità di armamenti che sono stati accumulati, e incomincia e finisce per volontà specifica. Anche quando c'è la resa incondizionata, tipo la Germania nel secondo conflitto mondiale, la firma della resa è un atto politico, non è un atto di carattere militare. Il militare è al servizio della politica, beninteso, la politica viene influenzata dalla quantità di forza, dell'accettabilità dell'impiego della forza militare da parte dell'opinione pubblica, però è sempre la strategia militare, l'uso della forza è sempre subordinata a quello che sono gli obiettivi politici, lo vedremo in seguito. Ma questo non è un concetto nuovo, è un concetto vecchio come l'antichità, insomma, lo trovate in Tucidide, nella storia delle guerre del Peloponneso, oppure in Aristotele,
appunto dice nessuno fa la guerra, ma per la pace che serve la guerra. Per cui, per esempio, il pacifismo, per essere serio, come è stato usato per esempio da padre O'Connor della Georgetown University, o da Niebuhr, che era il consigliere spirituale di Morgenthau, uno dei principali realisti politici, che ha influenzato parecchio il realismo politico americano, da Huntington a Kissinger. E questo obiettivo politico è quello che praticamente muove la strategia, che consente che richiede una stretta correlazione tra il comandante, lo stratega, e l'uomo di Stato. Richiede una stretta correlazione tra l'impiego dei vari strumenti di cui vengono utilizzati dalla strategia. Spesso la forza militare ha solamente un compito negativo di evitare lo scoppio di una guerra, così come è capitato durante la guerra fredda. È capitato durante la guerra fredda sia per le armi nucleari, sia per l'interesse comune degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica di mantenere l'ordine di Yalta, che consentivano a Stati Uniti e Unione Sovietica di dominare il mondo e in un certo senso di regolare il mondo, di dare un certo ordine mondiale. E la guerra di nostra fredda, però questo non si può fare, anche proprio la comunanza, la convergenza di interessi. In questo senso la guerra non è un fenomeno tecnico, non è un fenomeno tecnologico, sicuramente influenzata dalle tecnologie. Le tecnologie attuali hanno aumentato le dimensioni della guerra, con gli aerei al mare, alla terra, che erano le dimensioni geopolitiche, geostrategiche fondamentali, si è aggiunto lo spazio atmosferico. Poi attualmente c'è lo spazio extraatmosferico e il ciberspazio, che sono anche delle zone in cui si svolge una vera e propria competizione. Competizione che ha degli aspetti sia di carattere materiale sia degli aspetti di carattere psicologico. Il progetto Apollo di Kennedy aveva finalità di carattere psicologico sostanzialmente. Lo scudo antimissili, la SDI, Strategic Defense Initiative di Reagan, che ipotizzava l'utilizzo di tecnologie che non erano ancora mature, non aveva solamente uno scopo di carattere materiale, tecnico, militare, che ha dato luogo ai nuovi missili, antimissili, queste cose qua, ma aveva anche obiettivo di carattere psicologico, di convincere la dirigenza del Cremlino che con gli Stati Uniti non c'era niente da fare, che quindi dovevano trovare un accordo. Nel contempo, vedete, Strategic Defense Initiative, speculazione al ribasso sul prezzo del petrolio, incremento dell'offensiva comunicativa nei confronti dell'opinione pubblica sovietica, sono tutti elementi che erano combinati assieme, per cui si richiede la strategia non è un fatto solamente militare, ma è un fatto in cui convergono fattori di carattere differente, comunicativo, economico, finanziario, tecnologico, chi più ne politico, chi più ne ha, più ne metta, che riguardano sia l'avversario sia la propria opinione pubblica interna, in cui il consenso è necessario per poter perseguire gli obiettivi strategici, sia l'opinione pubblica internazionale, rompere le alleanze dell'avversario, creare le alleanze proprie. Generalmente, guardate, le guerre attualmente ci sono varie classificazioni, ci sono delle esperti storici che hanno fatto soldi anche che hanno inventato le classificazioni della guerra, ma quella che a mio avviso è più realistica, più legata all'evoluzione della guerra, perché legata all'evoluzione della società, sono le guerre di prima generazione, nella classifica fatta da Hitler, guerre agricole,
iniziate nel Paleolitico superiore, quando i cacciatori si sono trasformati in agricoltori, in allevatori, e si faceva la guerra per andare a prendere schiavi, per andare a prendere bestiame, donne, eccetera, eccetera. No? E guerre industriali che seguono le guerre agricole, in cui la capacità degli stati di togliere la parte della popolazione dai lavori agricoli, dalle attività economiche, sono aumentate notevolmente. Determinante è stata la patata, per esempio, l'importazione della patata dall'America, che ha consentito, per esempio, alla Polonia e alla Svezia di diventare grandi potenze di città. Perché con la patata la zona in cui non c'è la coltivazione che richiede meno manodopera per numero di calorie prodotte, cioè cereali, grano, era possibile realizzare quegli ordinamenti che si chiamano ordinamenti del socialismo militare, che erano caratteristici della Prussia orientale, della Svezia, del Piemonte, Piemonte Sabaudo, e successivamente attualmente ancora della Svizzera, in cui in paesi di socialismo militare lo Stato non è che avesse un esercito, una marina o così via, lo Stato era l'esercito. C'è un fatto che voi so che siete in gran parte laureati in scienze politiche, sicuramente avete trattato, che è il problema il dilemma della sicurezza. Se uno aumenta le proprie difese, lui pensa di aumentare le proprie difese per difendersi. L'avversario invece ha la sensazione che lui aumenti le proprie difese per darti botte. Questo dilemma della sicurezza, e poi il dilemma del controllo degli armamenti, che è molto di moda, terzo mondo che non mangia e costruisce armi, finite di costruire armi, mettetevi a migliorare la produzione agricola e così via. Ma di fatto la spinta viene dal mondo industrializzato, che ha tutto l'interesse di mantenere il terzo mondo in condizioni di disarmo, disarmato, deboli militarmente, per poterlo menare facilmente se per caso non presenta l'occasione, perché nessuno lo fa per così, perché chi va a prendere poi, chi ci va a guadagnare, ma per evitare che dia fastidio. E questo è uno dei problemi, per esempio, che è anche alla base della grande strategia americana attuale, grande strategia americana soprattutto nei confronti dell'Islam. Islam che vive in stati con una produzione agricola estremamente ridotta, al limite della sopravvivenza, monopolizzando, così come monopolizzata nel bacino Mississippi, Missouri, nell'Ohio, così, nel Midwest, la produzione cerealicola, e i paesi islamici hanno bisogno di importazione dagli Stati Uniti di prodotti e questo è addirittura stato teorizzato a livello sistemico proprio da una certa Carla Hills, che era ministro dell'agricoltura di Reagan, la quale aveva abbassato artificialmente sul mercato mondiale il prezzo delle creature, aveva aumentato artificialmente sul mercato mondiale il prezzo delle sostanze agricole non alimentari, cacao, caffè, cotone e così via, in modo tale da creare una dipendenza nell'alimentazione degli stati di interesse degli Stati Uniti, perché avessero sempre poi bisogno degli aiuti alimentari degli Stati Uniti per mantenere la propria popolazione. E il problema alimentare attualmente è uno dei problemi strategici fondamentali per il nuovo ordine mondiale,
problema strategico che comporta anche, per esempio, delle cose del tutto nuovo nella storia dell'umanità. Comporta, per esempio, il cosiddetto land grabbing, cioè, per esempio, il fatto della Cina che prende terreni agricoli in America Latina, in Africa, in Indonesia e così via, in Etiopia, per esempio, con delle conseguenze geopolitiche molto molto importanti. Pensate alla diga sul Nilo Azzurro, che rischia di creare siccità in Egitto, è dovuto alle esigenze di irrigazione dei terreni etiopi presi in affitto per 99 anni dalla Cina, dall'Arabia Saudita. E il problema dell'acqua finisce a essere un problema determinante, per esempio, che ha anche indotto il governo cinese, la Cina circa il 20% della popolazione mondiale, però solamente il 6% dell'acqua dolce mondiale, a costruire la diga delle Tre Gole sullo Yangtze, che costituisce un aumento enorme della vulnerabilità della Cina, perché un'arma nucleare sulla diga delle Tre Gole sommergerebbe col flusso dell'acqua di questo enorme bacino, grandissimo bacino, all'incirca 15 milioni di abitanti. Quindi pensate un po' al disastro che salta fuori. Andiamo avanti, però l'importante è questo, cioè sottolineo quello che ha detto Dottori ieri, cioè queste dimensioni, queste pluridimensionalità della strategia è uno degli aspetti del mondo moderno che si sta accentuando, anche perché la strategia è sempre meno militare ma è sempre più comprehensive di questi altri fattori, anche per un motivo che la guerra attualmente non scoppia tra gli stati forti come era tradizione, come successo prima secondo conflitto mondiale, ma scoppia tra gli stati deboli all'interno di essi. No, scoppia tra gli stati forti anche perché la guerra, la forza militare costa sempre di più e rende sempre di meno. Il petrolio non si conquista, il petrolio si compra, le materie prime si comprano. Al massimo, se uno vuol fare una guerra commerciale sulle materie prime, fa delle speculazioni nei centri Wall Street e Londra che determinano il prezzo delle materie prime. Questo è un aspetto del tutto determinante su quello che è anche la configurazione del nuovo ordine mondiale o disordine mondiale. Non c'è più un paradigma regolatore dell'ordine mondiale come al tempo della guerra fredda o al tempo del periodo unipolare degli Stati Uniti. Attualmente viviamo in un periodo apolare, in cui non esistono diversi centri di potere che però hanno delle visioni del mondo completamente differenti l'uno dall'altro. Pensate solamente all'Occidente e l'Islam, oppure in un certo senso l'India e la Cina e gli Stati Uniti, la Russia che sta barcamenandosi per cercare di mantenere un orgoglio nazionale, un'identità nazionale, un'identità che è sempre stata un'identità di impero e non un'identità di Stato-Nazione. E questo evidentemente crea diversi problemi che la geopolitica, la geostrategia attuale cercano di individuare. Vabbè, quattro pasticci. No, il pace, ci sono due tipi di pace sostanzialmente. C'è una pace negativa, che è una pace abbastanza seguita dalla scuola realista delle relazioni internazionali, che è data dall'equilibrio di potenza. Cioè, per rendere impossibile la guerra bisogna mantenere l'equilibrio di potenza. Oppure le potenze dello status quo devono essere superiori alle potenze che vogliono modificare lo status quo. Poi c'è la pace, questa è la pace negativa, data dall'equilibrio di forze,
E poi la pace positiva è quello del Concilio Vaticano II, delle varie degli interventi di Papa Francesco anche, in cui Vittoria Molinas e così via, che è contenuta, tra parentesi, per chi di voi è interessato, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che riprende paro paro l'insegnamento agostiniano domistico nei confronti della guerra, il concetto di guerra. Attualmente Papa Francesco, che era partito su posizioni completamente negative, stare pensando, perché ce ne sono un numero un po' eccessivo di cristiani a cui viene mozzata la testa e di conseguenza lui qualcosa deve fare. E quando diceva dobbiamo difenderli, però non dobbiamo impiegare le armi, c'erano spignazzate generali. Cioè stava perdendo la sua credibilità, un po' meno in Italia, perché in Italia non è che si ragioni molto su queste cose qua, ma dalle altre parti, se voi vedete per esempio il Financial Times o per un Newsweek Journal, praticamente c'erano parlanti che si sentivano volare per l'aria, no? Adesso se ne accorge anche lui, sta cambiando idea, per cui sì, la guerra serve a evitare guai maggiori, ed in realtà nella John Paul University un gesuita, padre O'Connor, che è uno dei più approfonditi conoscitori, migliori, ha scritto tutto l'insegnamento cattolico della guerra giusta, che ha approfondito la natura e i meccanismi del conflitto, così come descritti da Clausewitz, è giunto alla conclusione che tutto sommato Clausewitz nei suoi volumi sostiene il principio della praticamente caratteristico della tradizione cristiana della guerra giusta, detto in termini terra a terra, quando ce l'ho, senza esagerare, vedete, ed è quello a cui più o meno ci si sta orientando, tutti gli strumenti militari occidentali si stanno orientando, anche perché c'è un fattore che influisce sulla non volontà di impiegare la forza, di il re dollaro, benedetto dagli accordi internazionali di Bretton Woods, continua a dominare tutti quanti i mercati con i derivati, le falze e così via. Circolante, passato da una volta e mezza il PIL come era negli anni 80, attualmente sono 10 volte il PIL mondiale, sono 600-700 miliardi di dollari di derivati che ci sono in giro per il mondo. Questo fa sì che gli Stati Uniti continuino a essere una potenza dominante, non solamente per i gruppi portaerei, i gruppi anfibi, la capacità di proiezione di potenza ineguagliata da tutti quanti gli altri stati del mondo, ma anche perché hanno il dollaro, e poi oltre il dollaro hanno le 10 principali banche che dominano il sistema finanziario mondiale, e che di fatto sono quelle che concedono o non concedono i prestiti, che determinano le condizioni del prestito, che sono in condizioni di determinare anche crisi finanziarie, tipo quella che Soros, l'amico di Casaleggio, tra parentesi,
ha creato il sud-est asiatico nel 97. E queste guerre incruente sono spesso producono degli effetti molto simili a quelli delle guerre cruente. Le sanzioni, gli embarghi, il non transfer tecnologico o delle tecnologie utili stanno ricreando determinate condizioni di supremazia e di inferiorità in campo mondiale. Evidentemente chi ha la croce poi fa quello che vuole, il forte fa sempre quello che vuole, il debole deve farlo e merita di farlo perché è debole, insomma, perché non si rafforza. Evidentemente la forza militare ha anche determinate limitazioni, non solamente per le armi nucleari, ma anche per il fatto che sono state messe a punto delle strategie, delle tecniche, delle tattiche che consentono, per esempio, una guerra prolungata, quindi un'erosione del consenso dell'opinione pubblica nei confronti dell'impiego della forza. L'esempio classico è quello del Vietnam, ma non solamente quello del Vietnam, anche Obama nei confronti di Bush Junior, l'opinione pubblica americana che è sempre meno disponibile agli interventi all'estero, un pochino perché questi interventi sono poco producenti, in secondo luogo perché questi interventi costano l'ira di Dio. L'uso della forza costa sempre di più e rende sempre di meno, e questo spiega come la guerra, come l'impiego della forza stia modificandosi proprio in questo ultimo quest'ultimo periodo. L'uso della forza, come ho detto, non è fine a se stesso, è finalizzato a creare le condizioni per una pace confacente ai propri interessi e ai propri valori. Ogni bomba, ogni attacco, in pratica è un invito all'avversario, è un messaggio un po' meno carino dei messaggi dati dagli ambasciatori con la peluca, lo spedine e così via, però che ha due significati. Prima cosa è: arrenditi e accetta le mie condizioni di pace. Seconda questione: se tu non ti arrendi, ti rinnovo il bombardamento, ti rinnovo l'attacco, ti distruggo. Questi due messaggi sono sempre collegati tra di loro, e l'impiego potenziale della forza è sempre collegato con l'impiego effettivo. Evidentemente la prima cosa da conoscere, da comprendere, è quella che è la mentalità, la cultura, i valori dell'avversario. Finché gli avversari erano gli stati europei, più o meno avevano le stesse culture, gli stessi valori e così via. Quando invece si tratta di combattere contro le civiltà del riso o le civiltà dell'Islam, noi abbiamo grossi problemi, perché per esempio, questo possiamo approfondirlo in una seconda parte, la strategia dell'ISIS, dello califfato, dello Stato Islamico, è fondata su una specie di escatologia dell'ISIS, cioè sulla profezia di Maometto, sulla profezia del David, una profezia di carattere apocalittico, in cui l'avvento del Mahdi, l'avvento del Maometto e la forza dell'Islam dipenderà dal fatto che l'Islam prenda prima un fracasso di botte e reagisca a questo fracasso di botte eventualmente anche con l'avvento di un Mahdi, di un condottiero che porta poi l'Islam alla vittoria. Questo per esempio spiega una cosa che per esempio per la nostra mentalità è una follia, cioè l'ISIS fa tutto per essere bombardato,
Non so se mi nessuno di noi, nella nostra mentalità, farebbe sì da suscitare, da aumentare l'odio che l'avversario ha nei nostri confronti e da aumentare anche l'importanza del sostegno dell'opinione pubblica, della comunicazione e così via, aumentare la probabilità che ci attacchi veramente. Le decapitazioni, le stragi varie, quelle cose lì, evidentemente non è che obbediscono a nessun scopo di guerra, cioè, forse di eccitare gli psicopatici o gli elementi più radicalizzati da un punto di vista religioso perché vadano a fare si presentino come reclute allo Stato islamico. Ma nei confronti dell'opinione pubblica occidentale, guardate gli americani, in cui la stampa è sacra, incominciano a decapitare un giornalista. Proprio, quando si discuteva interveniamo o non interveniamo, è stata una spinta che sicuramente le capacità comunicative, tattiche, strategiche, di comprensione della realtà occidentale che ha lo Stato islamico, secondo me non sono sfuggite a loro. Sapevano che cosa facevano. I 21 egiziani copti è un invito al-Sisi, l'ex capo del Stato Maggiore, il presidente egiziano, doveva bombardare. Infatti, quello lì poi bombarda sul serio, perché l'ISIS a Derna, che era la zona di maggiore forza dell'ISIS in Libia, è stato cacciato via con un'alleanza strana, tra gli egiziani, il generale, la califa Haftar, e gli islamisti della Brigata Martiri e dell'Ansar al-Sharia di Derna. Sono stati fatti a pezzi di brutto. Adesso mi stanno correndo dietro nel deserto e stanno facendo fuori gli ultimi, perché adesso l'ISIS si sistema nella zona di Sirte, soprattutto. Prima o poi farà la stessa fine anche lì. Questa reazione psicologica dell'opinione pubblica, che spesso utilizzata per demoralizzare l'avversario, per accrescere l'entusiasmo dei propri, è utilizzata dal sistema comunicativo dell'ISIS, del califfato, in una maniera veramente esemplare. Forse c'è un unico caso che l'ha superato, ed è stato quello della Slovenia alla secessione della Jugoslavia. La Slovenia ha fatto figurare di essere invasa dal cattivo esercito serbo, quando per esempio la marcia delle mamme su Lubiana era stata, secondo quello che dice Janez Janov, che allora era il ministro della difesa, capo della difesa territoriale della Slovena, organizzata dal governo sloveno insieme al governo serbo. Dalla moglie di Milosevic in particolare. È quello che capita lì, così, no? Con degli intrecci estremamente difficili da leggere da parte nostra, che richiederebbero richiedono in alcune regioni in Italia dominate nella criminalità e così via, la costruzione dei legami tra i vari gruppi, le coste, il clan e così via. Se non si ha la mappatura dei legami di amicizia, di competizione, di odio, è come mandare il carabiniere al Zatesini in Sicilia, insomma. Se si trova perduto, no. Parentesi, perché noi italiani ce la caviamo bene? Ce la caviamo bene, perché abituati al caos in Italia, soprattutto nelle regioni in cui c'è un sistema proprio, che non diciamo proprio legalitario, in quei paesi ci troviamo bene, ci mettiamo d'accordo, no.
è il successo delle piccole e medie imprese italiane, cioè la estrema flessibilità, che non è solamente flessibilità di carattere economico finanziario, ma anche flessibilità di carattere etico morale. Andiamo avanti. Questo abbiamo visto, accennato, abbiamo accennato a diversi argomenti che possiamo approfondire. Vabbè, questo qui è una specie di la piramide della strategia, ve ne ho parlato ampiamente dottori, che praticamente nella forza di uno Stato intervengono diversi fattori: comunicativo, economico, finanziario, tecnologico, politico e militare. Questi qui devono essere messi assieme. E in Italia è estremamente difficile metterle assieme, perché in Italia manca un National Security Council, in cui a livello presidenza del Consiglio, che possa accordare l'azione dei vari settori. Guardate, per esempio, noi stiamo spendendo delle cifre abbastanza notevoli, per esempio nella cyber warfare, però è un caso, chiedo scusa per gentili signore presenti, però è un caos. Stavo dicendo la parola più pesante, un caos completo da un punto di vista organizzativo, perché tutti quanti hanno visto il piatto ricco, e nel piatto ricco mi ci vedo. Risultato che tra il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Telecomunicazioni, il Ministero dell'Industria, confusione completa, che rende il nostro paese particolarmente vulnerabile a un attacco cibernetico che potrebbe bloccare taluni servizi essenziali per la nazione. Questo possiamo saltare. Quello che saltiamo comunque, dal momento che era una lezione organizzata per 4 ore, adesso devo saltiamo e vi rimando ai paper che sono stati distribuiti, che trattano questi argomenti. Poi ci sono riferimenti bibliografici, quelli in cui si diritto iscritti da me. L'importante è il fatto che nella guerra questa pluridimensionalità di qualsiasi fenomeno bellico, così come di qualsiasi fenomeno politico, che bisogna tener conto nelle giuste dimensioni. Uno degli aspetti che determina anche la strategia occidentale è la demografia, ma non solamente la strategia militare, anche la strategia economica. La Germania è una delle nazioni, insieme al Giappone e all'Italia, super aged, cioè che ha il 20% di popolazione superiore a 65 anni. Allora i tedeschi, che sanno pianificare, che cosa hanno deciso? Già al tempo di Schröder, del 2004-2003, la Germania deve mantenere assolutamente il suo stato sociale, però con la diminuzione della popolazione lavorativa, il rapporto tra pensionati e lavoratori va alla mente. Si possono aumentare l'età pensionabile da 62 a 67 anni, come ha fatto la Germania. Bisogna resistere a non dare soldi alla Grecia, che vuole mantenere a 62, non si vede perché il lavoratore tedesco deve dar soldi a uno che vuole mantenere un sistema sociale molto generoso, quando invece in Germania è molto più rigoroso. E l'altro sistema è il fatto che la Germania, se voi vedete come bilancia dei pagamenti, e non bilancia commerciale, ma bilancia dei pagamenti, è in attivo grosso modo di 290-300 miliardi di dollari all'anno. Che cosa ne fa? Le investe per avere soldi per pagare le pensioni alle generazioni future. La politica tedesca, anche i rapporti tra l'SPD,
dai socialdemocratici, eccetera, eccetera, non può essere eletta se non sulla base di questi fattori che determinano la grande politica economica tedesca, con una grandissima vulnerabilità. La grandissima vulnerabilità è che è anche una forza, però è anche una vulnerabilità, è la dipendenza delle esportazioni. Se va in crisi la Cina, la Germania prende, come sta andando in crisi adesso, almeno a livello borsa di Shanghai, Tianjin e così via, e la Germania prende una grossa botta. Se gli va bene, invece, i soldi per pagare le pensioni quando non ne hanno più. Quando il rapporto di sostegno, cioè il numero dei lavoratori rispetto al numero di pensionati più di gente che non lavora, che minore di 15 anni e così via, quando giungerà alla parità, attualmente l'età mediana italiana mi sembra che sia 46-47 anni, arriverà a 53-54 anni. In caso di miglioramento della medicina, l'età media degli italiani, che è già uno dei più alti del mondo, anche perché noi abbiamo un buon vino, di conseguenza il vino va bene, non lo dico io perché sono alpino, ma chi è che paga le pensioni? E questo è un punto fondamentale che richiederebbe una programmazione di lungo termine che evidentemente comporta, per esempio in Italia, delle misure pesanti nel breve termine, che sono per esempio i mini job, i giovani che prendono 400 euro al mese in Germania. Quindi no, lasciamoci fuorviare dalle cifre macro della disoccupazione, quelle cose lì. 400 euro al mese danno i giovani danno. Pretendono dai governi le guerre a zero morti, ma come diceva Clausewitz, senza sangue le guerre non si vincono. Risultato che andiamo in giro a raccogliere un flop dietro l'altro, spendendo miliardi di dollari che tutto sommato danno un certo quale afflusso di denaro all'economia, ma insomma. Danni collaterali o perdite dei civili, che è assolutamente inibitiva a un'utilizzazione dello strumento militare per conseguire una vittoria politica. La situazione adesso non è la situazione di Vestfalia. A Vestfalia c'era una specie di convenzione: chi vinceva sul campo vinceva anche politicamente, chi vinceva non c'era differenza tra vittoria militare e vittoria politica. Attualmente invece no, è completamente differente. Anche perché le guerre non sono di più guerre tra stati forti, ma sono guerre, come vi ho detto, tra stati deboli oppure all'interno degli stati. Sono guerre civili, guerre civili, guerre religiose, che è una specie di sottospecie di guerra civile, che stanno impazzando in tutto l'Islam, in particolare nelle zone, nelle regioni che erano dominate dall'impero ottomano, la più grandiosa sintesi politica che ha sostenuto i diritti umani nella storia. L'impero ottomano ha giustiziato con decapitazione una sola persona in 600 anni.
L'impero ottomano era il posto in cui sono scappati gli ebrei cacciati dai cristiani dalla Spagna. L'impero ottomano aveva un che per esempio spiega come mai, mentre in Europa il cuius regio e ius religio ha creato secoli di pulizie etniche, religiose e così via, però ha creato gli stati nazionali omogenei, nelle zone invece dell'impero ottomano, dai Balcani al Medio Oriente, convivono religioni. Tendenzialmente avrebbero dovuto avere un processo di nazionalizzazione interna e trasformarsi in stati nazione. Invece manco per niente. E all'Occidente, sia al loro interno, ma anche all'Occidente, manca la voglia di lasciare fare la guerra quelli che sono stati i compiti tradizionali della guerra, cioè creare un nuovo. Nella zona di Biach, Prietor e così via, c'erano i musulmani che muovevano da Tuzla e da Travnik alle periferie di il mio autista lì in Bosnia era un tenente degli impulsori delle forze speciali. Super armati, io li invogno per 4 anni ho fatto. Non avevano l'ira di Dio. L'intro serve, no? L'intro core era chiamata l'intro serve. La demografia influisce parecchio su questo, perché una volta che non so, le donne avevano 7-8 figli, 10 figli, due morivano di mortalità infantile. Uno schiattava entro 5 anni e l'altro veniva dato alla patria. E di conseguenza questo capitale in tutta Europa, noi avevamo incidenti demografiche notevoli, abbiamo popolato l'America, le Americhe, l'Australia e abbiamo trovato anche carne di cannone per massacrarci e mantenere un certo equilibrio demografico in Europa con le due guerre mondiali. Teniamo conto che fino ad allora la guerra è sempre stato un infanticidio di ferite, è sempre stata un'istituzione regolatrice della demografia. Attualmente la demografia di tutto l'Occidente, con l'eccezione degli Stati Uniti, è in crisi e la
questo è un segnale piuttosto chiaro del declino dell'Occidente, in particolare del declino dell'Europa, in quanto nel massimo splendore, l'Europa aveva il 23% della popolazione mondiale, e adesso a malapena arriviamo al 7-8%, scenderemo al 4-5% entro il 2050. E cambieremo, siamo già cambiati, la nostra politica estera è già cambiata. Ma il problema grosso che si pone, adesso un attimo solo, il mondo sta cambiando. Per dominarlo, non lo viene più tanto. E la finanza ha preso il suo passo sull'economia. Di far girare le rotative per stampare i dollari. Cioè i paesi dell'Asia, la Cina, Giappone e Corea. Dagli Stati Uniti dopo una decisione che entro determinante e quelli che vengono configurati come possibili comunicazione marittima, sia per le importazioni che per le esportazioni. Le vie di comunicazione marittima cinese a ovest sono costrette dallo stretto della Malacca, 700 km, 80 km.
le rotte dell'Artico attraverso il passaggio a nord-est, stretto di Bering e così via, che dal Mar Cinese orientale al Mar Nella seconda c'è quella che è la base militare principale del mondo, il più grande del mondo, l'isola di Guam. PLAIMA, che vuol dire People Liberation Army Navy, la marina cinese, di competere con la marina americana, anche per un motivo: la Cina non ha alleati, eccetto la Corea del Nord, è meglio perderla che provarla. Al Pakistan, però Pakistan sarà collegato con la Cina attraverso il cosiddetto corridoio transimaliano, in cui ci sono autostrade e ferrovie che per ora aumenterà un pochettino, dal 5 al 7% delle sue importazioni, del suo commercio internazionale, per via terrestre, perché a sud ha le giungle della Thailandia, del Myanmar. Dovrebbero passare teoricamente con molte delle comunicazioni tra la Cina e la Russia, che va poi verso le province marittime, verso la Libia e così via. Partendo in Siria e in Iraq, tra parenti sono tosti, per adesso non è stato ancora proclamato anche perché da queste zone l'accesso è sull'Asia centrale, e l'Asia centrale è una cordellina che può saltare da un momento all'altro. Se voi vedete tra i foreign fighters in Iraq e in Siria, ce ne sono moltissimi dell'Asia centrale, così come il Caucaso settentrionale. In particolare sono gli uzbeki, che sembrano particolarmente cattivelli, o efficienti, dipende dal punto di vista. Cos'è? Vabbè, della fine della storia. Strumento privilegiato della geopolitica. Poi c'è
ideologia, così come nel comunismo l'ideologia che giustificava l'impero sovietico, l'internazionalismo democratico era l'ideologia che giustificava e giustifica tuttora l'impero americano, condito sempre più da una certa quale dose di realismo, perché forse gli ultimi a crederci proprio sono gli americani, dice che ce l'ho fatto, e soprattutto per quanto riguarda gli impegni militari al di fuori degli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti continuano a mantenere una disponibilità di intervenire molto superiore a quella che è la disponibilità politica europea. Gli Stati Uniti credo sono presenti. Che ha rotto, ha messo in crisi gli Stati nazionali. Gli Stati nazionali, nei confini porosi, hanno mantenuto la loro unità. Gli Stati tribali, clanici, come quelli dominanti del mondo islamico, invece con il collasso dello Stato, legami di tipo personale, di tipo verticale, ai legami di tipo orizzontale, che sono i legami caratteristici degli Stati-Nazione europei. Il trapianto dello Stato-Nazione europeo è difficile dirlo, perché rimettere assieme gli stati, non so, anche nel caso nostro, la Bosnia, l'Ucraina, è come rimettere, tirar fuori le uova dopo aver fatto la vita. Ci vorrebbe la mano di ferro, però mano di ferro. Io lo sapevo solamente il bambino, come anche l'utilizzazione per esempio degli stati dell'Africa bianca, gli stati arabi, della Libia, l'Algeria, Tunisia, Egitto, per frenare i flussi migratori dall'Africa subtropicale, è una gran bella cosa, però nessuno mai ha approfondito che cosa faceva Gheddafi, cioè riprendeva e affidava che si cacciava nel deserto. Anziché morire in mare, che si vede, morivano nel deserto che non si vede, per cui eravamo contenti, tranquilli, in pace con noi stessi, possiamo continuare a sostenere che eravamo degli esempi etici per il mondo. È tanto più diverso. La rottura, la globalizzazione ha comportato.